Salve a tutti, io sono Marco. E sono Federico. Dell'ITIS Marconi di Iesi. Prima di tutto vorremmo dire che sono 3 anni che il nostro istituto sperimenta il metodo Bard Impara Digitale, compresa la classe scomposta. Da quest'anno sperimentiamo la scuola scomposta con 4 classi, la nostra quarta A, la quarta B e 2 prime. Tutti siamo collocati in un unico plesso per scomporci meglio e costruire un apprendimento più coinvolgente per noi studenti, liberi di scegliere e ricercare secondo i nostri interessi e abilità. I criteri di base di questa disarticolazione sono: raggruppamento di noi studenti non per classe ma sulla base di interessi e abilità, ambienti modellati sull'attività affrontata. Le discipline coinvolte sono letteratura italiana, storia, matematica, informatica, inglese, religione. In modo trasversale vogliamo potenziare una competenza per noi fondamentale, e cioè come risolvi i problemi. Le classi si scompongono ogni giovedì per 5 settimane. Il nostro lavoro prevede brainstorming per introdurre la tematica, chiedendoci quali siano i nostri problemi in situazione di brainstorming collettivo tramite Padlet, catalogandoli, analizzandoli e proponendo ipotesi di soluzioni. Creazione di una mappa rispetto ai nodi concettuali emersi, proposte in sequenza di attività e strumenti, ambienti di apprendimento, app dedicate, quaderni, libri, device, siti. Divisione in gruppi liberi, spostando la riflessione dal nostro vissuto individuale al campo della ricerca e dell'indagine conoscitiva, privilegiando una didattica per problemi, come siamo abituati a fare, dalla letteratura alla storia, dalla religione all'inglese, fino alla matematica e all'informatica. Produzione di lavori condivisi per perseguire competenze trasversali. L'obiettivo consiste nella produzione di materiale condiviso tramite ambienti di archiviazione, Drive, piattaforma Moodle, iCloud, OneDrive, che permette di costruire individualmente un percorso sulla questione affrontata. Parliamoci di una prova esperta trasversale. Compito di realtà, un tipo di verifica che nel corso degli anni abbiamo già svolto. Più precisamente riguarda l'elaborazione di una serie di attività e di presentazioni multimediali, utilizzabili in alcuni laboratori con i nostri compagni più piccoli delle prime classi, orientati al metodo della didattica per problemi. E alla fine, valutazione! Durante il percorso, ciascuno di noi deve comunque superare prove intermedie, che riguardano competenze rilevabili negli ambienti disciplinari, mentre alla fine il nostro consiglio di classe valuterà i nostri prodotti emersi dalla prova esperta. L'attività individuale e di gruppo sarà descritta e autovalutata da noi. Ci sarebbe molto altro, ma il resto a Milano.